Era il 3 febbraio del 2016 quando il corpo di Giulio Regeni, ricercatore italiano scomparso al Cairo in Egitto, venne ritrovato senza vita. A 5 anni di distanza dalla triste data, questa mattina gli studenti del liceo scientifico Marconi di Pesaro, insieme ad altre scuole superiori della città, hanno organizzato un flash mob in Piazza del Popolo per accodarsi alle tante voci che chiedono verità e giustizia su quanto accaduto. Gli studenti che hanno partecipato erano circa un centinaio. Abbiamo coinvolto innanzitutto il liceo Marconi, un rappresentante di classe per appunto ogni classe del liceo, e in più abbiamo coinvolto anche le altre scuole, perché più siamo, più la nostra voce è forte. E sono venuti quindi alcuni rappresentanti di altre scuole, in particolare del Mamiani e del Mengaroni. Perché eravamo in piazza? Noi eravamo in piazza, e siamo ancora tuttora, perché appunto non è plausibile che ancora ci siano luoghi nel mondo in cui i diritti umani vengano violati. Giulio era un ragazzo come noi, che stava semplicemente studiando e ricercando, e noi abbiamo il diritto di essere tutelati nella nostra ricerca. Quindi al suo posto poteva esserci davvero chiunque di noi. Abbiamo preso alcuni banchi dal nostro istituto, dal liceo Marconi, li abbiamo trasportati fin qui con uno staff dei nostri compagni che si sono offerti di aiutarci in questa bella iniziativa. E un banco per ogni studente, tutti quanti seduti, e un banco vuoto realizzato dal liceo Mengaroni, che appunto simboleggia l'assenza di Giulio tra noi, ma la nostra presenza, noi tutti siamo Giulio alla fine. Il messaggio è arrivato anche dai genitori di Giulio Regeni? Sì, i genitori sono stati super felici di aiutarci, così come l'avvocato. Infatti durante la manifestazione abbiamo ascoltato un loro messaggio proprio per noi, e li incontreremo adesso il 17 febbraio, sempre nell'ultima parte di questo progetto Assemblea d'Istituto, e saremo felici appunto di fargli domande, di ringraziarli soprattutto per il loro sostegno e farli sentire che noi ci siamo con tutta la nostra forza di giovani. L'idea di fare questa, diciamo, assemblea un po' atipica è nata appunto dal richiedere verità e giustizia per un caso molto spinoso, soprattutto in questi ultimi periodi, e ammetto che non è stata facile prepararla, poiché con tutte le restrizioni del Covid abbiamo dovuto fare uno staff apposta per la sistemazione dei banchi che devono essere distanziati. Non potevamo includere tutti i 1800 studenti del Marconi, quindi abbiamo dovuto anche selezionare. Molti ci hanno detto di no perché avevano paura, però comunque alla fine ci siamo riusciti. È un'idea dei ragazzi che hanno lavorato veramente tanto, con grande merito in questo momento molto difficile, per costruire un pochino tutto. Noi docenti abbiamo aiutato un po' il coordinamento, soprattutto nei collegamenti con la famiglia Regeni. E è una delle poche manifestazioni che c'è quest'anno, il ricordo di Giulio, visto il Covid e vista la situazione appunto in cui stiamo vivendo. Quindi merito ai ragazzi davvero di essere riusciti a portare in piazza un pezzo di storia attuale nel nostro paese, e un pezzo di lotta per i diritti umani, un pezzo di lotta delle loro giovani vite, che giustamente vogliono verità e giustizia, perché vogliono poter viaggiare, vogliono poter andare liberi in altri paesi, sapere che c'è uno Stato che ci difende, che c'è possibilità di essere cittadini non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Questa è una manifestazione per non perdere l'attenzione, non indietreggiare neanche un passo sul rispetto a dei principi che noi consideravamo scontati, quelli di verità, legalità e giustizia, quelli che tutti ritengono assodati in un paese come il nostro, e invece ancora c'è da tenere l'attenzione molto alta. L'attenzione non cala, anche perché Patrick Zaki, che noi ricordiamo e che vogliamo ricordare anche queste iniziative, è ancora in carcere da più di un anno, dorme per terra, vive di stenti, e anche lui non sappiamo perché è stato messo in prigione. Quindi grazie al liceo scientifico Marconi, grazie agli studenti del Mamiani, dello stesso Marconi e del liceo Mangaroni, che hanno realizzato questo banco, un'opera d'arte che verrà posizionata proprio al campus scolastico, perché l'attenzione non deve calare e la verità e la giustizia vanno sempre pretese.